Buongiorno signori, è lunedì, è un nuovo inizio di settimana e io lo so che iniziare la settimana in questo modo non è bello. Non è bello perché si sono lasciati 2 punti a casa nostra. Si sono lasciati 2 punti a casa nostra contro una squadra come il Bologna, che è una squadra che sì, può essere interessante, può avere dei giocatori di prospettiva. Però la Juve, che ha un appuntamento solo a settimana, la seconda di campionato, non può inciampare già in casa con il Bologna. Questa è la mia opinione personale, la mia lettura personale. Oggi pomeriggio, anzi in pausa pranzo, vi porterò le pagelle. Ve le volevo portare questa mattina, ma credo che ci sia prima da discutere di qualcos'altro. C'è da discutere un po' della gestione della Juve. Prima di tutto, proprio le prime 2 cose che mi viene in mente di dire. Massimiliano Allegri non è andato in conferenza stampa post partita per via di un lieve malore. C'è andato Landucci, che ha confermato questa versione, quindi prima di iniziare un grosso in bocca al lupo ad Allegri, sperando che stia bene, perché è giustissimo che venga messa da parte un po' il discorso relativo alla gestione della squadra quando si parla invece della salute. Quindi grosso in bocca al lupo a Massimiliano Allegri. E in seconda battuta voglio tornare un attimino sulla situazione del rigore non concesso al Bologna per quell'intervento, quella spinta di Ling Junior in area di rigore. Mi è piaciuto molto il modo di reagire in conferenza stampa di Thiago Motta. La prima domanda che gli hanno fatto dopo l'intervento dell'amministratore delegato del Bologna, che è andato a spiegare come lui da 25 anni è nel mondo del calcio, non è mai andato a parlare, non è mai andato a far polemica, ma questa volta invece bisognava farla. Attenzione, l'episodio è clamoroso, io trovo allucinante che l'arbitro non venga richiamato al VAR per una roba del genere, lo dicevo anche nei primissimi minuti del video di ieri. Quello è assolutamente un torto arbitrale che ha subito il Bologna ed è stato un beneficio per la Juventus, e se a me una roba del genere non la fischiano, a parte invertita, maglie invertite, vado giù di testa, impazzisco. Però mi è piaciuto molto di più il modo di approcciarsi di Thiago Motta. Silenzio. Un silenzio che racconta, che spiega più di 1000 parole. Quindi mi piacerebbe, sinceramente, molto di più sentire meno parole, meno interventi, meno anche domande sugli arbitri, e mi piacerebbe vedere gli allenatori che rispondono così, in silenzio, per poi iniziare a parlare della partita, di calcio, e fare i complimenti ai suoi ragazzi, che si sono meritati i complimenti, se li sono meritati al 100%. Thiago Motta te l'ha fatto capire, quello lì era un intervento del calcio di rigore, mi ha dato fastidio non averlo ricevuto, però io non voglio parlare delle situazioni arbitrali, è palese, è evidente, parliamo del calcio. Perché troppe persone, troppe volte, si ostinano a parlare di cose secondarie rispetto al gioco del calcio. Quell'intervento lì ha cambiato la partita? Sì, il silenzio di Thiago Motta te l'ha fatto capire. Ripeto, io a parti invertite sarei impazzito, ma sapete anche bene che amo molto di più parlare di pallone, quello che accade dentro il campo da calcio, e lasciare un po' in realtà queste cose che capitano, purtroppo capitano, e sono cose che capiteranno sempre, se continuano a capitare anche col VAR, ormai ho perso le speranze per farle andare avanti. Era soltanto una puntualizzazione, perché il silenzio di Thiago Motta ha raccontato più di 1000 parole, e secondo me è stato giusto così. Signori, io voglio riportarvi quello che è stato un breve video, un reel, un TikTok che ho caricato ieri sera sui miei social. Voglio ripubblicarvelo qui all'interno del video e voglio commentarlo insieme a voi. Eccolo qua. Allora, sto sentendo alcune cose e non mi vanno giù, quindi voglio dire la mia su Juventus 1, Bologna 1. Il Bologna è più forte l'Udinese? Beh, per quanto si è visto in queste 2 partite con la Juventus, mi pare di sì. Ci sono stati 2 approcci differenti, poi magari qualcuno può considerare più forte l'Udinese, ma il Bologna è sembrato più concreto. Quindi tante persone stanno dicendo, ma con l'Udinese era solo l'Udinese, quindi è stato facile vincere, col Bologna è più difficile perché è più forte. Secondo me è sbagliato, o almeno non è giusta soltanto questa lettura. La Juventus ha approcciato le 2 partite alla stessa maniera? Assolutamente no. Contro l'Udinese aveva un'idea di gioco, voleva fare quel tipo di partite, è andato in campo e l'ha fatto perlomeno nei primi 45 minuti. Con il Bologna queste cose non si sono viste. Poi, il centrocampo della Juventus ha dei problemi dal punto di vista qualitativo? Per me sì. Però dire che la Juventus oggi non ha vinto contro il Bologna perché il centrocampo della Juve non è qualitativamente all'altezza, non ci sto. Perché significa fare un confronto tra il centrocampo della Juve e il centrocampo del Bologna. E se in totale, in complessivo, rispetto alle squadre big europee, cosa che in questo momento la Juve non è,
non c'è lo stesso rapporto qualitativo, non puoi parlarmi del rapporto qualitativo del centrocampo della Juve o della Juve stessa nei confronti della rosa del Bologna. Quindi significa che la differenza vera è stato l'approccio e come si è sceso in campo all'interno delle due partite. E questa cosa mi fa ancora più arrabbiare, perché la Juve le capacità le avrebbe pure, ma bisogna mettersi in testa che bisogna fare in un certo modo diverso dagli ultimi due anni. Se no non finisce male, finisce malissimo. Perché io ho già letto in giro che in realtà, però sai, la Juventus, il mercato, la rosa, qui e là, e su e giù. Se dopo Juventus-Bologna arrivi a parlare e a dire che la rosa della Juventus non è qualitativamente adatta per raggiungere degli obiettivi, io allora alzo le mani e mi arrendo, perché stai affrontando il Bologna in casa tua. Non stai affrontando il Real Madrid, non stai affrontando il Barcellona, non stai affrontando il Manchester City, non stai affrontando il Liverpool, non stai affrontando la squadra che ti pare, non stai affrontando il PSG, non stai affrontando nemmeno il Napoli, l'Inter, il Milan, la Lazio, la Fiorentina, la Roma, che sono squadre che possono lottare bene o male per i tuoi obiettivi. Nell'Atalanta non stai affrontando una big in serie, stai affrontando il Bologna, una squadra che parte per salvarsi e nella più ottimistica delle possibilità andare a fare un campionato di metà classifica. Quindi, se dopo una partita del genere, dopo un primo tempo, come ha fatto il Bologna, si viene a dire che però la Juve non ha il centrocampo, non ha la rosa, non ha la squadra, io credo che sia anche offensivo nei confronti dell'intelligenza delle persone. Perché qui non si deve parlare di rapportare la qualità della rosa della Juve con la qualità della rosa del Bologna. Perché i giocatori del Bologna determinate cose riescono a farle? I giocatori del Bologna saranno più forti di quelli della Juve? Io dico di no. Poi oggi pomeriggio parleremo delle pagelle, parleremo dei calciatori, perché secondo me ci sono diverse cose da dire. Per dire, vi faccio due nomi di due giocatori che secondo me hanno fatto una pessima prestazione. Uno è Alessandro, l'altro è Locatelli. E allora mi viene da dire, ma santo signore, se dopo un anno in cui Alessandro ottiene un rinnovo automatico del contratto a 6 milioni di euro all'anno nel 2023 per questo Alessandro, un contratto che viene rinnovato in automatico e che la Juventus non voleva comunque rinnovare, com'è possibile che le prime due uscite stagionali siano ancora con Alessandro titolare? Perché se l'anno scorso è stato un errore fargli fare 35-40 partite per fargli scattare il rinnovo automatico, ma a livello contrattuale comunque eri obbligato a farlo, se poi gioca pure titolare, allora viene naturale pensare che, cavolo, però anche se non ci fosse stato quel rinnovo automatico, Alessandro ci fa comodo, è un titolare, è un giocatore importante. Com'è possibile che giochi ancora titolare Alessandro? Io veramente non riesco a concepirlo. Poi guardi la panchina, c'è Gatti che l'anno scorso quando ha giocato ha fatto il suo, c'è Rugani che quando viene chiamato in causa comunque fa il suo, c'è Huijsen che è un giocatore con una qualità e una storia davanti, avrà una carriera secondo me meravigliosa, deve giocare Alessandro. Non ti dico di mettere Huijsen, mettimi uno tra Gatti e Rugani, perché non è possibile che la Juve riparta a titolare con Alessandro. E questa è una decisione che viene dall'allenatore comunque, questa non è lo Spirito Santo che esce e dice oh no Alessandro sai, giochi te. No, queste sono scelte tecniche. Ecco, io parto da qua. Locatelli fa una prestazione terrificante, bruttissima. Se parliamo di qualità, vogliamo parlare di qualità? Bene, parliamo di qualità. Allora, se Locatelli ha fatto una brutta prestazione perché qualitativamente non è un regista e lo sappiamo dal giorno 0, non 1-0, quando l'abbiamo comprato, abbiamo detto subito sì, ma non è un regista, è una mezzala, che poi può giocare davanti alla difesa. Secondo me Locatelli nel ruolo di mediano fa benissimo, se deve impostare fa molta fatica. E allora perché a fine primo tempo, se il problema è la qualità, non togli Locatelli subito e metti su un altro centrocampista? Qualcuno dirà, però Pogba non c'aveva tutto quel tempo a disposizione, non aveva tutti quei minuti a disposizione. Io sono d'accordissimo, da questo punto di vista, super d'accordo. Pogba un tempo intero non ce l'aveva, ma è normale che Nicolò Caviglia stia a scaldare la panchina? Secondo me no, a maggior ragione se devi aggiungere qualità, se devi aggiungere velocità di palleggio, se devi aggiungere queste caratteristiche. Non è normale, bisogna intervenire, bisogna cercare di fare delle sostituzioni, bisogna anche essere coraggiosi nel togliere dei giocatori che comunque sono considerati titolari, d'accordo, però se stanno giocando male e non si meritano quei minuti di campo con la Juventus, si prendono e si sostituiscono, perché se c'è una colpa da parte dell'allenatore c'è una colpa da parte dei giocatori. Perché non venitemi a dire che il risultato di ieri, quindi il pareggio 1-1 col Bologna, è buono.
Non venitemi a dire che il pareggio per 1-1 è buono. È ovvio e sarà sempre ovvio che il pareggio sarà meglio della sconfitta. E ci mancherebbe altro. Da una parte guadagni un punto, dall'altra guadagni 0 punti. Preferisci un punto o 0 punti? Preferisco un punto. Ma non è un buon risultato. Perché se dobbiamo iniziare a dire alla seconda giornata di campionato, di un campionato che la Juve farà interamente una stagione in cui ci sarà solo la Serie A, senza coppe, iniziamo a dire ma sai che però un pareggio col Bologna, tanta roba, no, diventa tanta roba per come si era messa, e c'è un problema alla base che è stata l'organizzazione, la gestione. Il problema è stato che la Juventus non ha fatto la partita che doveva fare la Juventus, è questo il discorso, e qui va interpellato l'allenatore. Iniziamo a imparare a dire bravi quando organizzano e preparano bene la partita, come è successo nel primo tempo di Udine, e non bravi come quando organizzano e preparano male la partita, come ieri col Bologna. Perché se poi mi tocca sentire sì però sai che dall'altra parte Thiago Motta ha fatto questo, questo, questo e quell'altro, allora cosa vuol dire? Che Thiago Motta è ingabbiato Allegri? Perché il Bologna è più scarso della Juve, non prendiamoci in giro. Thiago Motta è un allenatore meno vincente di Allegri, ha vinto meno, Palmarès parla chiaro. Però ieri in campo non ci va né il palmarès, ci va niente di queste cose qui, non ci va nemmeno il ma sai che sono più forte io, non ci va neanche il Montengaggi. È una partita di pallone in cui scendono in campo i giocatori e devono dimostrare di essere più forti buttando la palla di là. È il primo tempo che ha fatto il Bologna, è inaccettabile. Ed è anche inaccettabile secondo me stare qui ancora all'inizio del terzo anno della stessa gestione tecnica, dove non ci sono stati risultati positivi nei due anni precedenti, continuare a dirsi dobbiamo migliorare tecnicamente, dobbiamo migliorare nel possesso della palla, dobbiamo migliorare in quei momenti della partita, dobbiamo imparare a non buttare via un tempo e non concedere un tempo agli avversari. Ma quando lo impariamo? Dobbiamo imparare, sì certo, sono d'accordo. Questi sono discorsi che fai al terzo, al quarto, forse al quinto mese del primo anno della gestione. Primo anno va male? Sì, da un secondo anno. Il secondo anno è andato male, almeno. Poi è degenerato per motivazioni che sapevamo già, ma era già degenerato ben prima rispetto a quelle cose lì. Terzo anno per me non deve iniziare, perché per me non deve iniziare. Lo iniziamo in un certo modo, lo abbandoniamo. È stato troppo efficace il modo in cui abbiamo approcciato la partita con l'Udinese, ma facciamo bene un passo indietro. Perché io lo torno a dire, sicuramente l'avversario è diverso. Bologna e Udinese, almeno per come si sono comportati mi è sembrato il Bologna più forte dell'Udinese. Poi magari il Bologna farà un campionato tristissimo, l'Udinese andrà in Champions, non lo so, ma per come ho visto l'approccio alle partite con Juve, l'Udinese del Bologna, il Bologna mi è sembrato 10 volte più forte dell'Udinese, 10. Quindi sì, c'è l'avversario che ti mette in campo e fa delle cose differenti, ma se tu in campo non fai le tue di cose, le tue che sai fare, e sai fare perché le abbiamo viste, campa a cavallo che l'erba cresce. Perché se tu le tue non le metti in campo, può essere qualsiasi avversario, e quest'anno ti devi limitare agli avversari italiani, e il Bologna non è nel Milan, nell'Inter, nel Napoli, nell'Atalanta, nella Fiorentina, nella Roma, nella Lazio, che sono le sette insieme alla Juve che possono un pochettino mettere in difficoltà per la qualificazione all'Europa o la lotta a scudetto, a seconda di quella che è l'obiettivo della Juventus. Perché io ancora non me la sento di dire qual è l'obiettivo della Juventus, perché il mercato non è chiuso e quindi può succedere tutto sia la Juve che le altre, e perché io ancora non ho capito qual è l'approccio che vorrà dare la Juventus a questa stagione. Però bisogna imparare a dire cavolo, seconda pareggio 1-1 col Bologna in casa, no, non è un risultato buono, è un risultato buono per come si era messa. Perché? Perché l'hai preparata male di principio, e queste cose vanno dette.